Fattore R, il forum dell'economia della Romagna, che sarà ospitato per la terza edizione alla Fiera di Cesena, è dedicato quest'anno ai talenti dei giovani, a come i giovani vanno trattenuti sul territorio, come vanno valorizzati e come le loro competenze vanno incrementate ed arricchite. Presidente, in cosa consiste il fattore R? Il fattore R è l'aria che si respira in Romagna, io credo principalmente, ma a parte le battute è un riconoscimento, credo, al fatto, anche in prospettiva in futuro, che la Romagna possa essere veramente un'area coordinata, un'area che ha delle grandi eccellenze, ha delle grandi opportunità, perché da quello che è il turismo, quello che è la manifattura, quella che è l'entroterra, e quindi tutti questi valori assieme possono fare un territorio, possono costituire un territorio che dà un valore ancora più forte alla regione Emilia-Romagna, che ricordiamoci è una delle regioni più importanti a livello nazionale, e i dati degli ultimi mesi lo stanno confermando, perché per esempio in quanto a esportazioni è la regione che sta facendo le performance migliore, è la prima in Italia e quindi può dare un ulteriore supporto di forza e di sviluppo. Che cosa manca a questo territorio per diventare veramente una super provincia? Beh, manca di avere la convenzione, manca il prendere atto del fatto che sono molto molto più le cose che ci uniscono fra le varie province, fra Ravenna, fra Rimini, fra Forlì e Cesena, rispetto a quelle che ci dividono, e credo sia ormai una consapevolezza da parte della maggior parte delle persone, soprattutto dalle nuove generazioni e da quelle intermedie. Forse quelle che sono un po' più indietro fanno un po' fatica proprio per problemi di appunto generazionali e culturali, però credo che ormai siamo allo sbocco finale. Iniziative come questa, come quella di Fattore R, credo lo testimoniano. Questa è un'iniziativa arrivata alla terza edizione, che è stato un successo sin dall'inizio, e se ci si pensa è una modalità per parlare e per discutere di come fare la Romagna, come fare in modo che i romagnoli si sentano operanti in un'unica città. Cesena Fiera è dunque pronta ad ospitare la terza edizione di questo importante evento? Beh, intanto per noi Fattore R, che quest'anno è la terza edizione, nelle sue intenzioni iniziali, anche oggi è così, vuole essere un momento di confronto sulle tematiche economiche che riguardano il territorio romagnolo. Noi pensiamo che sia importante che la Romagna abbia anche un luogo fisico in cui discutere. Non c'è una regione Romagna, non c'è una provincia della Romagna, quindi pensiamo che un luogo in cui dibattere delle tematiche chiaramente inerenti al territorio romagnolo sia importante. Noi ci siamo proposti in questa veste come struttura fieristica, come centro convegni, e credo che il successo che abbiamo avuto sia anche dovuto proprio a questa esigenza che c'era di trovare un luogo fisico. Quindi, al di là dei contenuti, che credo poi alla fine fanno la differenza, e di questo devo ringraziare i nostri partner, in particolare IAI, la Camera di Commercio, la Confindustria della Romagna e anche quest'anno la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, però devo dire che credo che sia di grande attualità proprio un momento in cui discutere delle tematiche economiche relative allo sviluppo. Come mai avete deciso di dedicare questa terza edizione ai giovani e ai talenti della Romagna? I giovani sono il futuro. La Romagna è un'area meravigliosa con la quale fare stare i giovani. In Romagna, dopo aver fatto un percorso importante di formazione, quindi il tema dei talenti, giovani talenti, grazie al ruolo delle università della Romagna, grazie al ruolo di tante imprese che dovranno sostenere i giovani sono appunto la speranza di un futuro migliore. Noi dobbiamo fotografare attraverso Fattore R, nella sua terza edizione, tutta l'attenzione dedicata ai talenti, ai giovani e il loro ruolo futuro in Romagna. Come mai avete deciso di analizzare il tema delle competenze? Ma nell'ambito delle edizioni scorse di Fattore R abbiamo svolto delle ricerche sull'attrattività, competitività e crescita di questo territorio straordinario, da cui sono emerse dei valori estremamente alti rispetto anche ai competitor europei. La Romagna sicuramente è piena di talenti straordinari in tutti i settori, abbiamo nel settore imprenditoriale imprenditori straordinari, abbiamo nell'arte, nella musica
e nello sport personaggi di altissimo livello, a livello anche europeo e mondiale. Si tratta però di vedere il futuro dove ci porta. Il futuro cambia velocemente, le competenze che servono per il futuro, per vincere la sfida competitiva globale, stanno cambiando significativamente. La velocità con cui cambiano è straordinaria. Allora, questo nostro studio che stiamo sviluppando proprio sulla regione Romagna, sulle tre province della Romagna, è volto a vedere come la Romagna sta reagendo a questa necessità di talenti e di competenze innovative, soprattutto diciamo in ambito tecnologico ma anche sociali e relazionali, come ciò che è emerso anche dai precedenti studi. Importantissime sono le soft skills, le competenze diciamo come comunicazione, come lavoro di squadra, come anche negoziazione, che devono avere i nostri giovani per vincere la sfida competitiva. Quindi la nostra ricerca si svolgerà su questi temi, è già partita da mesi. Intervisteremo molte imprese del territorio, le stiamo già intervistando, per vedere il punto di vista locale e territoriale. Chiaramente a livello EY noi abbiamo svolto già ricerche sia a livello nazionale che europeo su questi temi, e quindi confronteremo nell'edizione di settembre i risultati che sono emersi dalle nostre ricerche a livello europeo e italiano proprio con i risultati delle ricerche che stiamo svolgendo in Romagna. Questo nostro studio che stiamo sviluppando proprio sulla regione Romagna, sulle tre province della Romagna, è volto a vedere come la Romagna sta reagendo a questa necessità di talenti e di competenze innovative, soprattutto diciamo in ambito tecnologico ma anche sociali e relazionali, come ciò che è emerso anche dai precedenti studi. Importantissime sono le soft skills, le competenze diciamo come comunicazione, come lavoro di squadra, come anche negoziazione, che devono avere i nostri giovani per vincere la sfida competitiva. Quindi la nostra ricerca si svolgerà su questi temi, è già partita da mesi. Intervisteremo molte imprese del territorio, le stiamo già intervistando, per vedere il punto di vista locale e territoriale. Chiaramente a livello EY noi abbiamo svolto già ricerche sia a livello nazionale che europeo su questi temi, e quindi confronteremo nell'edizione di settembre i risultati che sono emersi dalle nostre ricerche a livello europeo e italiano proprio con i risultati delle ricerche che stiamo svolgendo in Romagna. Sindaco, come fare per trattenere i giovani talenti nel territorio di Cesena e della Romagna intera? Ma innanzitutto creare un ambiente, quindi una comunità accogliente per quelle che sono le esigenze delle giovani famiglie, e anche molto vivibile, perché i giovani oggi, quando si spostano anche per lavorare, vogliono anche capire quali sono le condizioni di vita, penso all'ambiente, all'offerta culturale, all'offerta di servizi che gli si mettono a disposizione. Poi naturalmente c'è una parte importante che spetta alle imprese, che è quella di innovare, di sapersi sviluppare e quindi di andare a ricercare anche figure altamente formate, altamente competitive. Per la quarta edizione si potrebbe pensare di riscrivere il titolo in fattore D. Sì, io penso che un altro fattore importante, oltre a quello dei giovani talenti, sia quello dell'occupazione femminile e del ruolo che le donne devono avere per rendere il nostro sistema produttivo, il nostro sistema di sviluppo e di crescita ancora più competitivo a livello europeo e globale. Se andiamo a studiare le migliori pratiche, le migliori realtà all'estero, troviamo che il fattore femminile diventa decisivo, e quindi penso che anche noi dobbiamo riflettere e migliorare su questo. Come mai Biper ha deciso di sostenere questa iniziativa? Beh, sono 3 anni fin dall'inizio che la sosteniamo con convinzione, perché per noi la Romagna è un territorio strategico, e anche per la tipologia dell'iniziativa, che chiama a raccolta gli imprenditori, che fa parlare con gli esperti, che ha un profilo che guarda al futuro. Ecco, questo concetto di futuro declinato quest'anno sui talenti e sui giovani ci ha interessato molto. Tra l'altro, per la prima volta siamo tra gli organizzatori insieme con partner prestigiosi, quindi sentiamo anche una responsabilità maggiore. Credo che debba essere un'occasione per fare il punto su che cos'è questo territorio bellissimo, dinamico, pieno di potenzialità, su come può migliorare ancora, e soprattutto con riferimento ai giovani su come si può ritrovare quella fiducia che è assolutamente necessaria e per far ripartire ancora meglio il sistema produttivo, ma anche per costruire delle opportunità e un futuro, torno su questo concetto, per le nuove generazioni.